Buonasera e benvenuti. Stasera è un momento davvero speciale, quello di partecipare ad una importante rassegna di incontri per ricordare la grande figura di Germano Celant, un caro amico e una persona davvero a cui tutti noi, sia dell'arte che dell'architettura, del design e delle varie linguaggi della creatività contemporanea, abbiamo sempre guardato come punto di riferimento per lo sviluppo delle ricerche e di quello che stava accadendo nell'arte dagli anni, da quando lui è stato attivo, quindi dagli anni, dalla metà degli anni 60 fino alla purtroppo sua prematura scomparsa nel 2020. Ringrazio innanzitutto di questo grande sforzo lo studio Celant, che è qui rappresentato da Antonella Soldaini e da altre ricercatrici e curatrici dello studio, e ringrazio per questo l'Accademia Nazionale di San Luca nella persona del suo vicepresidente, perché questa ha dato un grande impulso a far partire questa rassegna di incontri. E quindi, oltre che Marco Tirelli essere un grande artista, è anche un grande amico e mi fa molto piacere che ha potuto far partire questa cosa qui. Stasera ne parleranno con noi Marcella Ferrari, che è General Manager dello studio Germano Celant, Monica Bruzzone, che è architetto docente universitario, Marco De Michelis, che è storico dell'arte, e Chiara Spangaro, che è una storica dell'arte e curatrice, mentre gli altri interventi che erano previsti di Andrea Branzi, Fulvio Irace, Gianni Pettena e di Renzo Piano saranno mandati in videomessaggio per problemi. Com'è? Per problemi legati alla loro presenza fisica qui. Dunque, dicevo, Celant e l'architettura è un argomento, forse uno dei principali su cui studiare e argomentare questo rapporto fondamentale. Siamo in un museo, quello del Maxi di Zaha Hadid. Oltre ad essere stata una delle architette che ha incrociato la sua strada, è anche in qualche modo un po' l'espressione di quello che era la sua prospettiva dell'arte e dei linguaggi del contemporaneo. Un museo questo che ha saputo in effetti interpretare il rimescolamento di tutte quelle che erano le nostre parametri con cui si guardava al Museo di Arte Contemporanea, stravolgendone completamente sia l'ordine che lo spazio, che il modo e il concepimento dello spazio espositivo, per una dimensione estremamente performativa di quello che sono proprio i linguaggi del contemporaneo, ma anche interdisciplinare, dove oggi non è più pensabile pensare a delle discipline che stanno semplicemente nel loro campo. Quindi di questo Germano è stato davvero il precursore, colui che ci ha registrato attraverso gli artisti, attraverso quello che accadeva per primo, questa dimensione di innovazione e di grande trasformazione, e poi l'ha saputa teorizzare, l'ha saputa comunicare e ce l'ha trasferita a intere generazioni di critici e curatori. Stasera inauguriamo una mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini, che abbiamo realizzato insieme ad altre due istituzioni di questa città, Palazzo delle Esposizioni e Palazzo Barberini, e anche lì vedrete come il metodo espositivo, allestitivo e di presentare le opere d'arte è strettamente in sintonia con quello che è lo spazio, questo spazio espositivo, e quanto incide
nella percezione dell'opera e nella sua ricezione da parte del pubblico. Ringrazio dunque tutti di essere qui e chiamerei Antonella per un saluto e poi Marco dopo Antonella per i saluti da parte dell'Accademia. Grazie. Buonasera. Intanto ringrazio Bartolomeo e ovviamente tutto il Maxi nella figura di Giovanna Melandri e anche di Pippo Ciorra e anche di Irene, di Enrico Fallani e Carolina Latour per aver preso parte a questa iniziativa, che adesso siamo quasi a metà di questo viaggio e, però mi piace ogni volta un po' ripetere come è nata, perché poi diciamo che l'inizio di tutto ha sempre un fascino, e devo dire che è nato tutto in maniera molto semplice, anche se poi il meccanismo si è ingigantito, proprio perché con Marco, con Tirelli, parlando insieme, riconosco sempre a Marco questa sua iniziativa di aver detto facciamo qualcosa per Germano. Fra l'altro, come dire, una proposta tanto più interessante perché veniva da un artista, anche se in quel momento rappresentava una istituzione come l'Accademia Nazionale di San Luca, che Germano, con cui Germano non ha avuto un rapporto, quindi è ancora più lodevole secondo me da questo punto di vista, perché lui aveva proprio questa urgenza, sentiva la necessità a livello di istituzione italiana di dare un riconoscimento a questa figura. E da lì ci siamo un po', se posso permettermi di dire, scatenati. E quindi io a mia volta ho detto, mi sembrava interessante coinvolgere diverse istituzioni italiane, e in questo mi rifacevo a un'iniziativa proprio di Germano nel 2011-2012, che era una mostra sull'arte povera, che lui aveva pensato di fare questa, lo chiamava un trenino ideale, cioè coinvolgere tutti i musei italiani per rafforzare un progetto che era quello appunto sull'arte povera. Quindi da lì ho detto proviamo a vedere com'è la reazione delle istituzioni italiane di fronte a questa nostra idea, e devo dire che è stata incredibile, perché alla fine abbiamo ricevuto l'ok da parte veramente di tutte le più prestigiose musei che sono in Italia. Quindi sono ancora grata una volta a Marco, sono ancora grata una volta al Maxi. E poi sono grata allo studio Celant, il suo team, perché chiaramente dietro a queste iniziative c'è poi un team di lavoro importante, e quindi ringrazio Marcella Ferrari, Laura Conconi e Maria Corti. E sono breve perché so che poi dall'esperienza che ormai stiamo facendo su quello che è già successo in passato, queste cose finiscono molto tardi, e un po' mi dispiace perché alla fine non c'è mai stato finora la possibilità di fare anche avere un rapporto con il pubblico che magari fa delle domande, perché si finisce abbastanza esausti. Quindi mi fermo qui e lascio la parola, credo, a forse proprio a Marco, chiedo scusa. Grazie. Allora, mi limito solo davvero a un saluto, perché mi rendo conto che abbiamo quasi nessun tempo, visto la dimensione del personaggio e anche del tema di stasera in particolare. Voglio solo dire che nel pensiero comune un'accademia è un luogo normativo, un luogo un po' che trattiene gli entusiasmi del contemporaneo, che cerca di salvaguardare il passato, ma questo è un luogo comune. Questa è una confusione che si fa con l'accademismo, che è tutt'altra cosa, come tutti gli ismi. E perché sto dicendo questo? Perché io difendo un'idea dell'accademia nel senso platonico, cioè di dibattito, di costruzione di mondo. E soprattutto ricordo che l'Accademia di San Luca è una struttura che nasce per volontà degli artisti. E questo sembra impressionante, ma siamo alla fine del Cinquecento ed è
un valore ancora oggi, che tra l'altro si sta sempre più perdendo, la necessità degli artisti di incontrarsi è e sarebbe fondamentale, ma è sempre più rada e sarebbe un lungo discorso da fare. Perché dico questo per arrivare a Celant? Perché Celant era esattamente quel treno lanciato che si può immaginare contro tutto quello che appunto è normativo, è tradizione, è passatismo, reazionarietà, non so se si dice così, reazione al contemporaneo, insomma. Era esattamente questo, era un guerrigliero, soprattutto nelle fasi iniziali della sua incredibile carriera, ed è qualcuno che è andato proprio contro tutto quello che era istituzione, alveo di fiume già scavato, insomma. Per questo mi piaceva proprio che portare un personaggio come lui in un luogo invece dove il passato non è visto, cioè posso anche riconoscere che in parte in un'accademia c'è stata questa visione così di, ripeto, di conservazione, però lui porta una visione, cioè, sul possibile, e non buttando via il passato come qualcosa di morto e finito, come residuo, come rovina, ma come dico io, un po' guardando nel passato come qualcosa che è infinito quanto il futuro. Questa è un po' la mia idea, e questo è un po' il centro della ragione per cui Celant è venuto fra noi. Cioè, guardiamo avanti, qui siamo nel tempio del futuro, ma considerando sempre che noi il futuro lo guardiamo stando seduto su un albero che è formato dal nostro passato, che è la nostra identità. Ed è questo, insomma, semplicemente era importante per me che ci fosse questa verifica, proprio considerando che, lo dico una battuta dal mio punto di vista, cioè il Germano Celant è stata l'avanguardia, il qui e ora, il presente, come in questo museo si guarda il presente, al presente e al futuro, però è diventato storia, è diventato passato anche lui. Allora una domanda che qualcuno di noi, io faccio continuamente, ma Germano Celant è un monumento o è un faro? Cioè, lo dobbiamo guardare come solo testimone di una fase che è precorsa, oppure ci sta illuminando una strada? Sarebbe molto bello se questo venisse fuori anche nei vostri interventi più sapienti del mio. Quindi mi fermo adesso, ho messo lì un po' di cose e vi ringrazio. Allora io inviterei i nostri ospiti a prendere posto su queste poltroncine televisive, prego. E ve li presento prima. Vieni Marco. Allora, Monica Bruzzone, architetto genovese, docente, ricercatrice, soprattutto in questa serata ha collaborato alla grande mostra sull'arte dell'architettura fatta a Genova da Celant, occasione in cui fu ricostruito il Teatro del Mondo, in cui, diciamo, sedetevi, in cui questo rapporto tra arte e architettura nell'approccio curatoriale di Germano Celant divenne, diciamo, plateale ed evidente per tutti, no? La Chiara Spangaro, curatrice, esperta, studiosa e coordinatrice, ormai direttrice, non so più bene com'è, della Fondazione Aldo Rossi, cioè una istituzione a cui siamo molto molto legati e che ha curato anche diverse mostre insieme a Celant, indipendentemente dal rapporto con Rossi. Marco De Michelis, storico dell'architettura, critico, studioso, storico dell'arte, caro amico, parleranno di Rossi. Ma prima di... siccome questa sera è complesso, perché devo fare un po' il broadcaster, no? E un po' il chairman, perché abbiamo diversi contributi video e anche dei contributi scritti. Quindi prima di cominciare questa nostra tavola, diciamo, a forma di parentesi, inviterei la Marcella Ferrari a leggere un messaggio, credo, che ci ha mandato Renzo Piano per partecipare a questa nostra
serata. Quindi ringrazio Marcella, che anche lei parte dello studio Shelland, e sono molto felice di accoglierla qui al podio. Grazie mille. E mi aggiungo ai ringraziamenti di Antonella Soldaini e Marco Tirelli al Maxi per aver aderito a questa iniziativa, anche da parte di Argento Celante e Peres Murray. Leggo questo contributo di Renzo Piano che si intitola Renzo Piano per Germano Celante. Germano è una di quelle persone che senti essere l'amico di una vita, di quelle che ti perdi e poi ti ritrovi senza che passino mai più di 6 mesi per incontrarsi. Noi due abbiamo in comune molte cose. Intanto siamo ambedue figli di un temporale, come diceva Fabrizio De André, perché figli della guerra, quindi cresciuti con una specie di ottimismo sotto pelle. Era l'ottimismo di chi vede che ogni giorno, ogni mese le cose vanno un po' meglio, che l'orrore si allontana e l'atmosfera diventa più serena. Poi siamo entrambi genovesi. La genovesità che ci accomunava era anche legata al famoso detto «qui non si butta via niente», che non è quella dell'avaro, ma al contrario la capacità di non sprecare le cose, la parsimonia. Da questo scenario genovese, ognuno di noi ha poi preso una sua strada, io quella dell'architettura, mentre Germano quella dell'arte. Ma l'idea di lavorare sui materiali, l'idea di riportare l'architettura all'origine, viene da lì. Si parla spesso in architettura di alta tecnologia, ma la realtà è che spesso le cose nascono dal territorio, dalla cultura di provenienza. In questo Germano ha avuto, grazie al suo istinto, un'intuizione. È partito dalla ribellione all'idea che l'arte diventasse merce e ha capito che al contrario doveva tornare alla semplicità della terra. Io non sono storico dell'arte, ma posso dire, senza paura di sbagliare, che la sua storia nasce dalle radici genovesi ed è questo che ci ha tenuti uniti. A Venezia, lavorando per una mostra alla Fondazione Emilio una Bianca Vedova nel 2010, abbiamo avuto insieme l'idea di creare delle macchine che spostassero i quadri di Emilio. Ci siamo incontrati a Parigi e ci è venuto in mente che quando si andava a trovare Emilio nel suo studio, teniamo presente che aveva un'apertura alare di 2 metri per 2 metri 40, lui ogni tanto spariva per poi ricomparire barcollando e portando un quadro davanti a sé. In questo modo si vedeva solo il quadro e le sue mani che lo reggevano. Poi spariva di nuovo e ricompariva con un altro quadro. Allora ci siamo detti, invece di andare noi a vedere i quadri, perché non troviamo un modo perché siano loro a venire verso di noi? Nasceva così l'idea di creare delle macchine che spostassero le tele di Emilio. Un altro evento è stata la mostra Arte e Architettura, tenutasi a Genova nel 2004-2005. In quell'occasione esposi a Piazza Corvetto una parte delle costruzioni che avevo realizzato in Nuova Caledonia. Era interessante l'idea di portare l'arte nella città. Lui diceva che la mia era una scultura e io, scherzando, gli dicevo che era semplicemente un frammento di architettura, nient'altro che pezzi di legno tenuti insieme da bulloni. Poi tutti e due ci siamo allontanati da Genova, ma tornavamo sempre. Vivo in noi un forte senso di ribellione. La mia ribellione aveva a che fare con il rigetto di un'architettura formale e anche lui stava portando avanti lo stesso tipo di rifiuto, ma nell'arte. Il nostro non era un atteggiamento moralistico, nasceva dalla necessità di trovare una base solida. Eravamo contro il consumismo e avevamo la rivoluzione in testa. Ancora oggi per me è importante lavorare nelle periferie, nelle banlieue parigine, nelle città africane, perché in quei posti da una parte c'è il desiderio di fuggire e dall'altra c'è l'energia, la voglia di scoperta. Noi siamo cresciuti in un territorio dove il mare è subito profondo e le montagne immediatamente alte, e questo paesaggio l'abbiamo avuto nei nostri occhi sin da piccoli. Genova è una città che ha quasi la forma di una nave, e il Bobura a Parigi, in fondo, cos'è se non una nave piazzata in mezzo alla città? Un gesto di protesta che veniva da lì. Germano, quel gesto, l'ha trasferito nell'arte povera. Avevamo lo stesso modo di vedere e di pensare. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato per caso a Venezia. Lui era con suo figlio Argento e, come sempre, mi ha chiamato «Geometra!». È stata una festa salutarci ancora una volta. Renzo Piano. Grazie. Grazie Marcella, grazie infinite. Possiamo
passare la parte, diciamo, proattiva della serata. Io, diciamo, mediamente sono considerato un buon chairman, no? Perché ho la voce forte, so essere cattivo quando le persone vanno troppo a lungo, però, diciamo, quando arrivi poi davanti a un gigante c'è sempre questa paura. Poi è un gigante che, diciamo, entra nella mia disciplina, ma poi è enorme anche in un'altra, quindi ci sarebbero tantissime cose che mi piacerebbe dire e non dirò. Allora sto proprio sul territorio più sicuro, per evitare di mettere piedi in fallo, e ricordare che la cosa è la cosa che unisce più di tutti, il maxi. Se c'è un triangolo è quello maxi, Germano Celant e Aldo Rossi, quindi il fatto che condividiamo con la Fondazione Rossi, che Celant ha messo in piedi e poi guidava, e il museo, condividono in vari modi l'archivio di Aldo Rossi, collaborano spesso, collaborano volentieri, ed è per noi una cosa molto molto importante. Perché, ecco, perché è importante Celant per Rossi? Perché noi, diciamo, in quel momento, quando Rossi muore, nella metà degli anni 90, cominciamo a sentire una certa insofferenza verso quell'aspetto che poteva essere interpretato in modo normativo, tipologico, morfologico, della scuola veneziana, in cui Marco è stato molto più a lungo di me, ma che anch'io ho frequentato. E allora questo fatto che Rossi, maestro immediato, docente quasi, no? E soprattutto i suoi allievi, scomparisse dalla scena perché è morto e perché comunque stavano succedendo delle cose nel mondo dell'architettura, che però poi invece si è ricomparso, letto in maniera con un altro sguardo, no? Cioè letto da un critico dell'arte, da uno che sapeva mettere insieme l'arte e l'architettura, ci ha permesso, e lo dico poi da uno che lavora in un museo che ha la Rossi Estate, come dire, in parte, e ci ha permesso di tornare a guardare i Rossi senza dover soffrire di quella voglia di ribellione e di, come dire, di rottura rispetto a una storia dell'architettura italiana degli anni 60, 70, un po' 80, che qualche lascito complicato ce l'aveva lasciato. Marco su questo può sia bacchettarmi che dire quello che vuole. Quindi Celant ci ha regalato una possibilità di tornare a guardare, cioè ci ha fatto capire com'era il rapporto dell'architettura e l'arte dentro il lavoro di Rossi. E questo ci ha permesso di tornare a guardare ad Aldo Rossi in un modo diverso, perfino a me, però ero stato anche un traditore anche della scuola veneziana. Questo poi ha riscattato, e qui chiudo e vi lascio parlare, un'altra cosa molto importante, ha riportato l'arte in questa discussione, perché questo De Michelis, che ha operato in questo senso in maniera diretta, quando a scuola andavamo ad ascoltare Aldo Rossi o i miei stessi maestri romani, l'arte contemporanea non era ammessa, cioè questa generazione di architetti escludeva completamente dalla formazione dei giovani l'arte contemporanea, perché loro pensavano che bastavano loro, no? Quindi per questo noi poi ci siamo rifugiati nei fotografi, che erano l'unico aggancio con un'estetica contemporanea. Ma ecco, ritornando indietro, l'impatto che ha avuto Celant nella lettura dell'opera di Aldo Rossi è un impatto che ci ha permesso anche di riscattare questa specie di mancanza che abbiamo avuto dall'inizio. Quindi lo ringraziamo per cominciare la serata anche per questo. Dopodiché io darei la parola a... La prima è Monica Bruzzone. Monica, so che presenterà delle immagini che credo ci parleranno della mostra di cui sopra, quindi avvertirei in regia che possiamo cominciare con il PowerPoint, e poi cercherò di gestire nel modo meno goffo possibile questa avanti e indietro tra presenze reali e presenze video. Vediamo come va a finire. Grazie. Ecco, grazie a tutti, grazie. Niente, io sono particolarmente emozionata di essere qui presente oggi, anche perché
sono l'unica genovese come era Celant, come ci ha ricordato anche Renzo Piano, a raccontare qualcosa che per me è stato davvero importante, che ha fatto parte molto della mia formazione, cioè la mostra Arti e Architettura che si è svolta a Genova nell'anno 2004 in occasione di Genova Capitale della Cultura. Ecco, così ho avuto modo di conoscere Celant critico e Celant professore. E in questi due versi mi farebbe piacere davvero ricordarlo, perché per lui l'incontro tra l'architettura e le altre arti è un leitmotiv che torna nel tempo, parte sostanzialmente dagli anni 60, dai primi scritti sulla rivista Marca 3, dagli incontri, un po' dagli scontri anche con l'architettura radicale, con gli Archigram e poi con gli italiani Superstudio, gli Archizoom, con il design di Marcello Nizzoli. Mi sono potuta confrontare anni dopo con Celant ed una delle chiavi di lettura con cui ha interpretato anche Arti e Architettura è stata un evento in particolare nel 1984, il Corso del Coltello con Claes Oldenburg, Frank Gehry, Cosi van Bruggen, dove ha messo in scena in una performance un evento dinamico, un evento dove l'architettura e l'arte dialogava insieme ai suoni, agli abiti e sconfinavano l'uno nell'altro, che poi è questo un po' il modo con cui Germano Celant, ecco, vorrei ricordarmelo. Però la capacità critica, secondo me, di esplorare quelle contaminazioni assume una profondità unica, ineguagliata nel 2004, quando con questa grande mostra evento celebra davvero i grandi incontri, complicità, scontri, momenti di grande dibattito tra l'architettura e tutte le altre espressioni artistiche, anche la performance, anche la fotografia. Ecco, quello vediamo per esempio nella grande sala del Piano Nobile di Palazzo Ducale insieme al Grande Pesce di Frank Gehry e con delle immagini che ricordo vicino c'era Gursky, ma qui non ricordo. Ma insomma, il primo insegnamento che Celant ci ha impartito nel 2004 era proprio che la mostra non doveva mai essere uno spazio neutrale, ma doveva sempre essere un percorso tendenzioso e plurale di scrittura. E lo dimostra anche con le sue collaborazioni, perché Germano Celant in questo caso è il curatore scientifico di arte e architettura, ma anche degli eventi per Genova Capitale Europea della Cultura del 2004. Si affida alle mani sapienti, molto sapienti, di Gaio Lenti per gli aspetti allestitivi, che reinventa il Palazzo Ducale, e così il Palazzo Ducale di Genova resterà per molti anni, e poi affida a Pierluigi Cerri la comunicazione visiva, dimostrando che l'architettura e le arti su una città come Genova devono essere anche prima di tutto comunicazione. E proprio la comunicazione è uno degli elementi cardine su cui imposta questa mostra, e lo si vede anche dal catalogo, dove la coralità e la pluralità emerge dai saggi anche molto eterogenei, anche proprio molto diversi l'uno dall'altro, di artisti, architetti, critici che collaborano appunto al catalogo con i loro saggi. Diciamo che ci sono alcune parole che vorrei ricordare appunto di questa mostra, di questo momento. La prima è salita. La prima parola è salita, perché Genova è di fatto una città in salita, questo è un dato di fatto. Dal porto si sale nei carruggi, dai carruggi si sale verso le cose, poi si va nei sentieri, infine si arriva alla collina, tutto in poche centinaia di metri. E la salita è anche una metafora che artisti, letterati come Giorgio Caproni, cantautori ritrovano sempre nel raccontare la città. Però la salita, secondo me, è una buona metafora che ci circoscrive bene l'avventura di arte e architettura per tanti motivi. Intanto in salita è stato il percorso di candidatura proprio, che ha portato una città come Genova, molto concentrata sul porto, molto concentrata sulla sua produttività, a parlare di arte, a cambiarsi, a trasformarsi. E in salita è stata la presa d'atto di Genova e dei genovesi della densità e della qualità del loro patrimonio culturale, che era fortissimo. Ecco, io ho inserito questa immagine perché simbolicamente è un momento fortissimo. Qui abbiamo
Germano Celant, che appunto qui è nelle vesti di consulente artistico per Genova 2004, oltre che di curatore di arte e architettura, il sindaco Giuseppe Pericu, il presidente della fondazione del Palazzo Ducale Arnaldo Bagnasco, e poi c'è Davide Viziano, che era presidente della società per Genova 2004. Quindi sono quattro uomini che hanno puntato molto su una Genova che avrebbe potuto raccogliere un'eredità forte di cultura, in parte lo ha fatto, in parte diciamo no, e raccoglierla e portarla per gli anni successivi. Però salita è anche una salita non solo metaforica, è un po' un monito quotidiano che tutti i collaboratori più stretti avevano di Germano Celant, questo è un mio ricordo alla fine, perché non abbiamo trovato delle immagini che lo rappresentassero, però questo tavolo con l'immagine di Marina Abramović sullo sfondo e con tutte queste cartelline rosse rappresenta davvero questo lavoro di curatela, che era un lavoro molto solido, rigoroso, scientifico, non c'era niente di improvvisato in quello che accadeva nella mostra. E all'inizio, la mattina, si arrivava, si consultavano delle pagine scelte e cominciava questo processo di selezione delle opere che poi pian piano portava qualcosa di più solido, di più importante, che ho cercato di, come dire, sintetizzare nella parola visione. Visione descrive un processo di costruzione della mostra, secondo me, molto efficacemente. Intanto si allude alla capacità visionaria che Celant ha sempre dimostrato di saper orientare lo sguardo oltre il consueto, oltre lo scontato, cercando dei campi, dei terreni di definizione molto anche difficili, ma che potessero raccontare, che potessero lasciare qualcosa. Le mostre di architettura sono oggettivamente, glielo chiedo, difficili da costruire, nel senso più o meno. Hai voglia, però anche perché secondo me è proprio difficile riuscire a rendere, trovare la chiave giusta per rappresentare delle opere che non sono mai immaginate per essere osservate, guardate, ma per essere vissute. Io invece in una mostra le devo soltanto guardare, e allora tante volte si rinuncia a rappresentare proprio l'essenza dell'architettura ed è più facile descriverne il percorso progettuale, il percorso ideativo, storico, tecnico. Invece Celant vuole proprio nel 2004 raccontare questa sfida, cioè vuole rappresentare l'architettura di tutto il XX secolo, un poco, nella sua essenza più autentica, cioè guardare un po' oltre gli aspetti di funzionalità, di socialità, di tecnica, e rivelarla prima di tutto come un modo di pensare lo spazio. Io qui ho messo loro due, che in qualche modo sorridenti, il giorno dell'inaugurazione finalmente tutto era andato al suo posto, e questo modo lo hanno davvero raggiunto, secondo me, in quell'occasione, un modo di rappresentare lo spazio e di pensare lo spazio, come fanno le altre arti, tutto sommato. Io ho voluto raccontare anche la mostra attraverso qualche numero che forse racconta un po' quello che un tempo si poteva fare con una mostra. 1133 opere esposte a Palazzo Ducale, anzi no, un pochino meno. La selezione finale comprendeva un nucleo di 1133 opere, ma 104 di queste vengono sostituite poi in extremis perché risultano non disponibili o da restaurare. Alla fine ci sono 1100 opere circa tra dipinti, sculture, modelli, disegni, libri, film. Di queste opere ci sono 120 modellini, alcuni dei quali restaurati proprio per l'occasione e arrivavano qui dal Maxi. E 296 sono stati soggetti prestatori coinvolti, quindi sto parlando di istituzioni pubbliche, fondazioni, collezionisti privati, di 28 paesi in tutto il mondo, paesi europei ma anche Stati Uniti, Canada, Russia, India, Thailandia, insomma coinvolte istituzioni pubbliche italiane come il Maxi, appunto anche lo UAV, il XAC, il MoMA di New York, il CCA, tantissimi, ecco, sono davvero tanti. Ai 2,5 milioni di euro di budget previsti per la mostra e le installazioni, parte dei quali provenivano non solo dai fondi per Genova Capitale Europea, ma anche da sponsorizzazioni, un altro milione si aggiunge per le sole attività di comunicazione, perché questa doveva essere una mostra che avrebbe dovuto comunicare
avrebbe dovuto comunicare a tutta la città e estendersi a tutta la città. E quindi, oltre alle piccole note di così, mille paia di calzini sono state messe a disposizione di Palazzo Duca, Palazzo Ducale, proprio per poter entrare nell'installazione Wave UFO di Mariko Mori, perché prevedeva di non poter entrare con le scarpe proprie. Però, ecco, la mostra si divideva fondamentalmente in due parti, ma anche due erano i registri comunicativi della mostra. Il sottoporticato di Palazzo Ducale veniva dipinto d'argento nel soffitto e riceveva in questo modo una luce diversa, veniva davvero, cambiava davvero il proprio status. E qui i documenti erano ordinati su base cronologica per movimenti storici, quindi si rileggevano qui le avanguardie storiche, dal futurismo, il costruttivismo russo, il suprematismo, il Bauhaus. Si transitava in questo modo anche con, abbiamo visto Celant con Mariko Mori, in questo caso accompagnava in visita il principe di Monaco, insomma autorevoli persone che visitavano questa mostra scoprivano questi aspetti per arrivare dal 1900 al 1960. Invece poi il piano nobile cambiava completamente il codice comunicativo e si raccontava di un altro viaggio temporale che tra il 68 e il 2004 ripercorreva sostanzialmente dalle avanguardie radicali a oggi l'invenzione della contemporaneità. E quindi qui vediamo le altre opere, appunto di Pino Vedova si parlava e di modellini che venivano in qualche modo così, che raccontavano questa avventura grande. L'altra parola, sconfinamenti, il luogo, cioè l'impatto della mostra sulla città è stato per Celant il più dissacrante degli sconfinamenti. E quindi ecco la terza parola chiave. La mostra non si accontentava di occupare soltanto il palazzo ducale, voleva invadere i suoi cortili, gli scaloni e poi addirittura estendersi al di fuori. Ecco, qua ci sono, volevo mostrarvi così molto velocemente alcune delle immagini negli scaloni. Klaes Oldemoer, Koji van Bruggen, Rem Koolhaas, Mario Merz, Mariko Mori, Manglano Valle, insomma, e tanti altri che appunto ci raccontavano questa straordinaria avventura. Una delle cose che mi faceva che mi inizialmente incuteva un pochino di Germano Celant era quello che lui chiamava per nome tutti i più grandi del mondo, e quindi si trattava di appunto di Mariko piuttosto che insomma di tutti gli altri. Però gli sconfinamenti raggiungono il centro storico, invadono gli spazi della città. Molte di queste installazioni sono site specific, quindi identificano un percorso molto preciso nel centro storico, un percorso che poi verrà ripercorso anche successivamente per riqualificare gli itinerari culturali del centro storico genovese, e in questo percorso si incontrano Gaetano Pesce. Nella cui installazione c'è una bellissima performance, realizza una bellissima performance Mimmo Rotella, poi Alessandro Mendini, Atelier Van Lieshout, Pedro Cabrita Reis, e qui quello di cui parlavamo prima, i pezzi di legno tenuti insieme dai bulloni che ci raccontava Renzo Piano nelle parole di Marcella, lette da Marcella, e che è stato per molto tempo, adesso è esposto allo studio Piano, alla Fondazione Piano a Puntanave, ma è stato per molto molto tempo così nei giardini Frangheri e ancora Andrea Branzi con i giardini di vetro, insomma temi che davvero hanno fatto parlare del Novecento, Rem Koolhaas, Maria Norman, Denise Oppenheim, Ansel Lyon, anche qui il tema appunto della grande vagone cisterna dorato contro gli idoli del XX secolo diventa un segno, esattamente come Ansel Kiefer. E arriviamo appunto al teatro del mondo, una grande opera di ricostruzione dei disegni, se non ricordo male, anche se si è partita dalla ricostruzione con dei disegni che non esistevano.
e poi la ricostruzione grazie a un grande finanziamento che c'era stato da parte di uno sponsor che aveva reso possibile ricostruire in questo caso appunto la copia del teatro galleggiante che Aldo Rossi aveva progettato nel 79 per la Biennale e che qui campeggiava in piazza Caricamento, che Italo Calvino proprio aveva descritto come uno spazio di transito proiettato verso le immagini lontane e oltre l'orizzonte marino, quindi non è in acqua ma la guarda con grande attenzione. E le installazioni appunto riescono a coinvolgere anche i cauti genovesi che insomma diventano un po' dei critici, e la missione è compiuta anche quando il giorno prima dell'inaugurazione compaiono alcune scritte per imbrattare l'installazione di Ginger e Fred davanti alla cattedrale di Genova. Ecco, questa la ricordo come una giornata molto tesa, sinteticamente però chiaramente e provocatoriamente come sempre. Germano Celant dopo il primo scoramento era molto arrabbiato quella mattina, davvero tanto. Aveva dichiarato alla stampa: ogni segnale di reazione è un successo. E così era stato. E proprio così la mostra riesce a coinvolgere non solamente il pubblico, ma anche quello che gli esperti di marketing chiamano non pubblico, perché la mostra è presente anche nelle periferie, grazie ai 50 billboard che qui ho riassunto con quattro immagini. Che sostanzialmente invadono tutta la città. Ci sono 50 postazioni in tutta la città, sono cartelloni pubblicitari di 6 metri per 3 dove l'effigie di architetture fantastiche modifica, trasforma il messaggio commerciale e invita democraticamente alla cultura. Per cui anche con i billboard si compie un altro aspetto. E poi c'è un tema che mi fa piacere affrontare, la parola metodo. Chi aveva vissuto sin dall'inizio quell'avventura aveva capito, stava capendo che si stava compiendo un passaggio epocale, perché nel percorso espositivo della mostra, divertente, mai banale, così anche giocoso, c'era un progetto solido e razionale che si costruiva giorno dopo giorno con un metodo scientifico, rigoroso e sistematico, e per me quella è l'eredità più preziosa che ho potuto vivere in quegli anni. Germano Celant, anticipatore, aveva posto al centro di questa mostra valori epocali solidi che voleva trasmettere a tutti. E anche quando l'intensità comunicativa di alcuni passaggi non era così scontata, ogni passaggio logico era il risultato di una ricerca continua. Ma il professore Germano Celant, dicevo con questo ruolo educativo che lo voglio ricordare, giorno dopo giorno forniva ai suoi collaboratori pacatamente, inflessibilmente, gli strumenti culturali pragmatici per raggiungere l'eccellenza. Ecco, un lavoro quotidiano, la ricerca bibliografica la mattina presto, le opere che avrebbero arricchito la selezione, anzi, queste erano chiuse in queste cartelline rosse e selezionate con dei post-it gialli che Germano chiamava pecette, venivano riprodotte, schedate e giorno dopo giorno prendevano concretezza e diventavano un topos di un articolato spazio espositivo. Così da via Regina il lavoro passava a Palazzo Ducale, in quello studio che era stato affidato a Germano Celant, che è stato subito rinominato Casa Celant, dove si apprendevano grandi lezioni di architettura proprio tra le righe delle lettere di risposta che dovevamo archiviare e che erano indirizzate a Germano. E tra queste ne ricordo una bellissima di Renzo Piano che offriva una definizione laica di architettura: arte, ben inteso, diceva, grandissima arte ma così felicemente prigioniera e sorprendentemente arricchita delle realtà e della gente. Così tra le immagini scelte e le immagini scartate si costituivano il percorso di una mostra. E concludo con una parola presa in prestito da Germano Celant, cioè l'eccellenza del metodo si poteva leggere fin da quando le opere cominciavano a lasciare gli archivi e a confluire verso Genova. Però la portata dirompente della mostra, anche noi stessi che avevamo collaborato gomito a gomito con lui, l'abbiamo potuta comprendere solo il giorno dell'inaugurazione, quando percorrendo finalmente quei corridoi e quelle sale che avevamo aspettato tanto, affollate di capolavori, si percepiva la necessità dell'architettura come uno strumento di visione, esattamente come un caleidoscopio che estendeva il potere di interpretare l'espressione dell'arte. Quindi solo quel venerdì
1 ottobre 2004, era evidente che ciascuna delle oltre 1000 opere era al posto giusto, come un frammento che poteva essere assertivo o dubitativo di quel riuscito affresco storico dell'architettura e la metafora di un percorso discontinuo che dalla fine dell'Ottocento aveva inventato la modernità. Di questa mostra tanti parlano. Io ho voluto mettere questa immagine dell'inaugurazione dell'installazione del Teatro del Mondo, dove a fianco a Celant, a Bregheri, Fera, ci sono Paris Morey e un piccolissimo Argento Celant che ascoltava appunto questa presentazione, questa inaugurazione. In quella occasione persino il caustico critico Vittorio Sgarbi aveva detto: arte e architettura? Boccio le sculture, ma bellissima la mostra. Va bene così. E più spiazzanti erano state invece le parole di Gaio Lenti, che aveva quasi coniato uno slogan dicendo: la più bella rassegna di architettura del XX secolo, 4.000 metri quadrati senza noia. Quindi era uno slogan vero e proprio. Mentre Celant, parlando della sua città e di una città completamente invasa dall'arte e dall'architettura, aveva concluso aveva dichiarato una frase con cui vorrei concludere, con cui vorrei associarmi assolutamente: è la più grande mostra della mia vita. Grazie Monica. Un tentativo di chiudere un secolo con 6 anni d'anticipo, direi, no? Questo è il concetto. E forse smarcherei il primo video, quello di Branzi. Andrea Branzi naturalmente entra nella storia di Celant, perché in fondo è Celant che definisce il concetto di architettura radicale a posteriori, quindi Branzi è uno dei protagonisti, e quindi ha giustamente spazio e luogo in questo nostro racconto. Sto cercando di guardare dei segni che mi fanno. E Branzi è stato anche, a mio avviso, Germano Celant in realtà non è mai stato un vero critico d'arte, ma piuttosto un filosofo, o meglio un umanista che amava, come Virgilio, l'arte povera e ignorava le molteplici tendenze del pensiero artificiale, dalle transavanguardie all'arte programmata. Ma come Dylan Thomas intuiva le energie segrete delle micce verdi, come lui dice, che spingono le rose e contorgono gli alberi. Germano Celant capiva, non so, da Emilio Vedova o da Giuseppe Pennone o anche dai primi radical, che il tempo stava cambiando, era cambiato. Tutti riconosciamo in Germano la sua dimensione conoscitiva, sia come direttore del Guggenheim Museum, ma anche per il suo pensiero del mondo e della storia. Quindi un grande umanista che ci ha insegnato tanto e il cui ricordo credo sia destinato a rimanere a lungo nel tempo. Dire che Branzi è stato anche, ha avuto il premio alla carriera, come avete detto, lo scorso anno, il premio che ogni anno viene dato da Maxi e Triennale di Milano insieme. Io forse inviterei Chiara a parlare. Chiara Spangaro, credo che abbia anche lei una presentazione. Sì, si sente, sì.
come dire, la scena è tua, la scena del teatro è tua. Ecco, buonasera a tutti, sono felice e molto emozionata di essere qui. E, riparto da Genova 2004, che è stato oltre il teatro, della ricostruzione del teatro e oltre a molte altre cose, anche il luogo di incontro tra Vera e Fausto Rossi e Germano Celant. Germano, col suo solito procedere corretto e limpido nei confronti delle persone con cui lavorava, ha chiamato Vera e Fausto nel momento in cui ha voluto ricostruire il teatro di loro padre a Genova e li ha incontrati. Loro si trovavano in un periodo particolare in cui la gestione di una grande eredità intellettuale come quella di Aldo Rossi creava loro forse qualche problema, e hanno intuito molto giustamente che Germano sarebbe potuto essere un alleato, oltre ad essere diventato poi un amico. In quel periodo io collaboravo già con Germano, al seguito di un colloquio per me straordinario e unico, perché poi non ne ho mai fatto nessun altro. Avevo cominciato a costruire l'archivio della Fondazione Mimmo Rotella, quindi dal nulla, dall'acquisto dei mobili al recupero di libri, di fotocolor, di fotografie. Avevo iniziato e passato anni a fotocopiare, anni credo intorno ai due, a fotocopiare libri, mettere a posto immagini e cercare di costruire un archivio opere che fosse adatto a quella persona che una, due volte al mese, magari tre, veniva a verificare che io non avessi problemi, che io mi trovassi bene in quel contesto. Evidentemente l'archivio delle opere gli è piaciuto e a un certo punto ho ricevuto una strana e sintetica telefonata, come spesso era il caso di Germano, che mi proponeva di collaborare alla Fondazione Aldo Rossi. E lì è cominciata un'opera anche lì di sistemazione, quasi di intelligence direi, per il recupero di contratti, l'attivazione di rapporti istituzionali che erano in qualche modo rimasti poco affrontati e finalmente nel 2007-2008 abbiamo cominciato a lavorare al primo libro. Quando è stato inaugurato il Teatro del Mondo a Genova e Genova 2004 è stato anche girato un piccolo video. Avevamo scelto la stessa foto, Monica, che è molto bella. Nel video Germano racconta di come sia avvicinato all'architettura grazie a Frank Gehry nel 1972. Quell'episodio lo spinge in qualche modo ad interessarsi agli architetti di taglio esterno, cioè quelli che hanno a che fare più con il suo lavoro di storico dell'arte, con la plasticità, con la visualità. E in quel senso, anche se ovviamente si era già interessato all'opera di Marcello Nizzoli, di Ann Farm e anche di personaggi diciamo ibridi del mondo dell'arte e dell'architettura come Gordon Matta Clark, sempre in questo video dichiara che questi dropout lo hanno sempre appassionato perché sono entrati nel suo territorio, Frank per la scultura e Aldo chiaramente per la pittura. Quella con Rossi non è mai stata una frequentazione molto personale, ma c'è stata una periodica sincronicità fatta di persone, passioni e geografie comuni. New York, in primo luogo, dove la Leo Castello Gallery
nel 1977 propone Architecture One, una mostra alla quale partecipano diversi importanti architetti, diversi architetti che diventeranno poi anche molto importanti, tra cui Emilio Ambass e Aldo Rossi. E c'è lì l'occasione di vedere per la prima volta i meravigliosi disegni di Rossi legati ai progetti del Gallaratese e del cimitero di San Cataldo. Lo stesso Ambass l'aveva tra l'altro cooptato tra gli autori del catalogo nella sua mostra Italy, the New Domestic Landscape al MoMA nel 72, e quindi ricorrono, dove ricorrono alcune persone, tra cui Manfredo Taffuri, che nello stesso libro scrive Design and Technological Utopia, in una specie di circolarità in cui chi parla di arte, design e architettura in qualche modo comincia a frequentare gli stessi territori. Celant e Taffuri scrivono tra l'altro nello stesso Lotus 17 dedicato ad architettura e teatro, con due punti di vista completamente diversi. Germano scrive un testo che si intitola Un'elica americana sulla performance, quindi sul teatro, la musica, la danza e la pittura, mentre Taffuri scrive il teatro come città virtuale. Alla fine degli anni 70, mentre Celant si sta dedicando ancora agli interstizi tra l'arte e l'architettura e soprattutto agli studi su Gino Valle, Rossi costruisce il Teatro del Mondo e Taffuri dedica su Domus lo scritto intitolato L'Ephémère e Eternel. Celant e Rossi si trovano di nuovo sullo stesso territorio e sono di nuovo tangenti nei primi anni Ottanta, quando collaborano in modo diverso con l'industriale Marco Rivetti e il gruppo finanziario Tessile di Torino. Aldo Rossi sta costruendo la nuova sede del GFT che si chiamerà Casa Aurora e che ha come motto il Teatrum Sabaudie, quindi ritorna, come spesso è accaduto in Rossi, al teatro e anche, come dire, allo scavo storico, mentre il curatore, tra le sue varie attività del periodo, è anche consulente curatoriale di Rivetti. Mentre il GFT promuove una serie di opere sia interne all'azienda sia esterne, progettate da architetti tra cui Frangheri, Aratai Zozzacchi e Rossi naturalmente, nonché opere di artisti quali Gilberto Zorio e Giuseppe Penone. Contemporaneamente Rivetti costruisce la sua collezione privata che successivamente è stata prima affidata e poi donata al Museo di Rivoli. Nel 1985, quando Rossi costruisce lo stand del GFT a Pittiuomo, Celant cura il Corso del Coltello, questa che è stata definita una monumental multimedia performance ideata da Klaes Oldenburg e Cosi van Bruggen, dove il GFT non solo è sponsor ma anche il produttore dei costumi. In un articolo sulla Repubblica Oldenburg ricorda che l'iniziativa venne da Germano Celant del Politecnico di Milano, cosa che mi ha molto stupito e anche fatto sorridere, considerata la totale indipendenza di Germano da qualsiasi istituzione. In tutto questo mi sono ovviamente dimenticata di andare avanti con le immagini, ma c'è Architecture One, la serie Rivetti, quindi siamo abbastanza in tempo e arriviamo a il momento fondamentale, probabilmente veramente l'ultimo, il primo momento di vero contatto tra i due, ed è la rivista Art Forum, per cui alla quale Germano collabora, a metterli finalmente insieme
nel numero di maggio del 1987, dove viene pubblicato questo progetto speciale di Aldo Rossi intitolato Fragments, che è stato inviato alla rivista con il fax. Anche questo è un elemento di che accomuna Celant e Rossi. Chi ha lavorato con Celant da quando non si usava tanto il computer ricorda bene che Germano rispondeva sempre a fax, con fax corretti di propria mano. Il testo di Germano pubblicato insieme ai disegni di Aldo Rossi si intitola Talking Architecture e finalmente Celant rende esplicito il suo pensiero su Rossi e scrive: l'architettura di Rossi è tanto espressiva quanto funzionale, riaffermando il valore del colore, del progetto, dell'illusione, somiglia a una sorta di pittura tridimensionale. Ogni edificio è proposto come un nucleo di pensiero creativo. Questa modalità progettuale ovviamente si riflette anche nel disegno Fragments, che rivela come, e cito sempre Germano, l'uso simultaneo di immagini archetipiche soggettive in architettura possa creare uno strano mondo, un mondo ricco che introduce il mito, la fantasia e la poesia nell'iperregolata scena architettonica, senza dimenticare i documenti e gli insegnamenti della storia. Da questo strano mondo si è irradiato anche il lavoro della Fondazione Aldo Rossi, sostenuto anche da una corrispondenza perfetta tra la ricchezza e la varietà della produzione dell'architetto e l'inesauribile, francamente, curiosità di Celant nei confronti della complessità intellettuale e del talento. Il primo progetto editoriale, come dicevo, è del 2008 e raccoglie in un volume scientifico la collezione degli eredi Aldo Rossi. Esce dopo la monografia di Mimmo Rotella, che è una monografia per certi versi fondamentale per Germano, oltre che per Mimmo Rotella naturalmente, che raccoglie 50 anni di lavoro e dove per la prima volta i documenti passano dall'essere delle fonti di informazioni ma diventano immagini che contestualizzano in qualche modo il lavoro dell'autore. Il personale si mescola in questo modo al professionale per restituire un universo più ricco di dettagli e con discrezione Celant applica questo metodo anche al suo libro su Rossi. Da quel primo momento abbiamo provato a fare luce sugli aspetti specifici poco indagati del lavoro di Rossi grazie a libri, mostre, collaborazioni con istituzioni e scuole impegnate sullo stesso terreno. Oltre alle riedizioni dei testi di Aldo e anche a tantissime traduzioni e per contribuire a letture contemporanee dell'opera di Rossi, la Fondazione ha coadiuvato le ricerche di giovani studiosi. Tra questi Beatrice Lampariello e Pier Vittorio Aureli ne hanno indagato esordi professionali, teorici e anche politici. Diogo Seixas Lopez si è dedicato al tema della melancolia, Victoria Easton, Kirsten Gers e Guido Tesio a quello della composizione intellettuale dell'architettura della città. La collaborazione con le scuole ha portato alla promozione di moltissime giornate di studio che testimoniano veramente quanto sia grande ancora l'interesse per Rossi, progettista e teorico. C'è stata ovviamente il convegno internazionale di Bologna a 10 anni dalla morte, quello in onore dei 45 anni dell'architettura della città allo UAV, un piccolo convegno in una delle architetture di Rossi a Fagnano Olona promosso da il suo amico e collega Rosaldo Bonicalzi, Aldo Rossi Prospettive dal Mondo, dove sono stati chiamati i giovani studiosi di tutto il mondo. Fare uscire Rossi dal solo territorio dell'architettura italiana per portarlo in quello più ampio della cultura e delle arti è quello a cui Celant ha sempre puntato. Io, da brava assistente
e studente, diciamo, l'ho seguito con passione, anche quando sentivo un certo scetticismo nei confronti di noi storici dell'arte. Ma Germano era assolutamente impermeabile, divertito di fronte a questa realtà, e la critica non lo spaventava di sicuro. E siccome le esperienze comuni poi sono sempre più, e gli insegnamenti sono sempre più interessanti delle altrui perplessità, è importante per me ricordare la collaborazione con Gaia Aulenti per la mostra Aldo Rossi Teatri alla Fondazione Vedova nel 2012. Oltre alla intelligenza e alla semplicità del vedere di Gae, che ritrovatasi con metà del budget dell'allestimento decise di tagliare a metà il progetto di allestimento in una maniera ortogonale, quello di Gae era anche un ritornare insieme a Germano a Venezia, dove avevano lavorato a Palazzo Grassi, ma anche con Rossi sul territorio della Fenice, un concorso nel quale i due si erano trovati in qualche modo in scontro. Più tardi ci siamo dedicati a un altro lavoro di scavo. Ecco, no, scusate, vi faccio vedere le bellissime fotografie della mostra della Fondazione Vedova, dove è stato anche ricostruito una grande maquette del Teatro del Mondo, e sono stati trovati alcuni degli oggetti che facevano parte delle scenografie anche ideate da Aldo Rossi, e le grandi caffettiere che facevano parte del teatro domestico, il meraviglioso disegno della Fenice di Venezia, del Maxi. E arriviamo a un'altra opera di studio che la Fondazione ha intrapreso diciamo sulla scorta e sullo stimolo del Bonnefante Museum di Maastricht. Aldo Rossi, opera grafica, è stata l'occasione di una catalogazione veramente scientifica dell'opera a stampa di Rossi, dalle preziose acque forti degli anni 60 alle opere più economiche dei 90, quando Aldo voleva diffondere a basso costo il suo lavoro in modo che ognuno, che tutti potessero possederne uno. Tra gli episodi di una mappatura rossiana ci sono anche le mostre Aldo Rossi e la Ragione nel straordinario Palazzo della Ragione di Padova, e Rossi a Milano, che Franco Raggi ha voluto per l'Ordine degli Architetti di Milano. A quest'ultimo si legano peraltro i restauri di alcuni monumenti milanesi, in particolare il monumento a Sandro Pertini e il monumento ai partigiani di Sagrate, che la Fondazione ha seguito con i rispettivi comuni e che hanno aperto, anche se per un episodio, anzi per due episodi brevi, una ampia riflessione sul tema della conservazione delle architetture di Rossi in Italia e all'estero, che è un tema che noi ci poniamo spesso. Dal 2008 con Germano abbiamo moltiplicato in realtà le occasioni di condividere i progetti sull'architettura e veramente anche su molto altro, ma lui è stato nominato curatore del settore arte e architettura alla Triennale, e io lavoravo insieme a lui, ero la sua assistente al museo. La prima mostra alla Triennale di Milano è stata quella di Frank Gehry, intitolata Franco Gehry dal 1997, che era la data della fondazione, anzi dell'apertura al pubblico del Guggenheim Museum Bilbao. Germano in quel caso è partito dalla storia passata. Questa è una foto del 2008 di Germano e mia. È partito dalla storia passata per illustrare cioè Bilbao, che tra l'altro era una storia comune, perché Germano ha avuto molta parte nel dialogo tra Tom Krenz, il Guggenheim e Frank Gehry, per la possibilità e poi la realtà di questo museo. Quindi è partito dalla storia passata, quindi Bilbao,
che era presente in mostra soltanto con un unico modello per illustrare il presente e il futuro delle architetture di Frangeri, con 10 progetti assolutamente inediti che avevano però lo stesso impatto urbanistico del Museo Basco. L'allestimento firmato da Pierluigi Cerri puntava su 2 dispositivi ispirati direttamente dalla pratica di Frangeri: l'ingrandimento di un suo disegno per ogni progetto, come vedete nelle fotografie, e i tavoli espositivi realizzati in cartone pressato in omaggio ovviamente alla serie di sedie Wiggle ideate da Frangeri per Vitra. Erano esposti circa 250 modelli che raccontavano il metodo progettuale dell'architetto, che ha disegnato pochissimo e invece lavorato plasticamente moltissimo, e soprattutto ha riempito i suoi depositi di maquette veramente dall'artigianale al tecnologico. Sono in carta, in plexiglass, in legno, metallo, vetro e cartone, e il loro insieme restituisce con grande semplicità nella mostra e più in generale il processo creativo di ognuna delle architetture scultoree di Gehry. Qui vedete il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, questo è Düsseldorf, sì, e di nuovo credo, si arriva fino alla cosiddetta Beekman Tower, dove si vede veramente la quantità di materiali e forme che Frangeri progettava, sulla quale lavorava per ogni progetto, e anche la quantità dei materiali portati a Milano. Di quella mostra ricordo moltissime cose ovviamente, ma oltre alle mie enormi preoccupazioni sulla cronologia, perché Germano aveva invertito 2 sale e io veramente non ci dormivo la notte, ricordo in particolare 2 momenti. Uno riguarda la sua intelligenza ironica, quando per spiegare l'importanza di Frangeri ha detto: fate conto di avere a che fare con Madonna. E il secondo è invece un dato più umano, quando durante i discorsi inaugurali Gehry era arrivato dagli Stati Uniti e ripartiva per la Cina, Germano si è seduto sulla scala vicino a lui, così da non farlo sentire più vecchio o più stanco. Come avevo già percepito, anzi avrei percepito anche con Aulenti, il fatto di avere condiviso moltissimi momenti con Gehry, come aveva fatto con Gae, ma anche vissuto delle avventure così straordinarie, aveva cementato la loro relazione e la loro vicinanza. Nel 2010, sempre nell'ambito della Triennale di Milano, abbiamo lavorato alla mostra Espressione di Gio Ponti. Era stata studiata per l'apertura della nuova sede della Triennale a New York, con l'idea di presentare nell'ex museo di Arts and Craft i suoi pezzi più iconici, quindi una presentazione dell'Italia all'estero nella sua versione più raffinata e anche immaginifica. Il progetto puntava sull'eccellenza, ma quando i container sono arrivati con le opere al porto di New York è risultato chiaro che non sarebbe mai stata aperta la sede, quindi i container sono stati riportati in Italia e la mostra è stata allestita l'anno dopo alla Triennale di Milano con lo stesso progetto curatoriale, con lo stesso display e con diversi malumori. Nuovamente è il superamento di quella che Germano definisce la soglia del contenimento fantastico a sedurlo nell'opera di Ponti, un architetto con cui invece non ha nessun tipo di vissuto. Quello che deve aver stupito Germano è il rifiuto della demarcazione, dove l'immaginazione o il processo del progettare sfociano in un tutto pensabile e tangibile.
il transito da un linguaggio all'altro, che diceva di aver appreso negli anni dell'università da Eugenio Battisti, si riflette anche nell'interesse per Ponti, che, scrive Celant, si sforza di dare vita a una creatura plastica o visuale che possieda un corpo, un nome e un volto sempre diversi. Anche in questo caso le opere di Ponti sono state presentate da Celant in uno spazio parlante, utilizzando le citazioni del suo lavoro, la ricostruzione della finestra arredata che vedete sul lato destro e sinistro della Galleria della Triennale, e anche la ricostruzione di una porzione di pavimento ceramico degli uffici del Salzburger Nachrichten, progetti pontiani degli anni 50, la finestra arredata, e 70, il pavimento in ceramica. Oltre ai pezzi rari e inediti, tra cui l'insieme dei mobili dell'Istituto di Cultura di Stoccolma, che non erano mai usciti dai locali dell'istituto, è stato mostrato al pubblico lo studio personale di Ponti in una forma di Wunderkammer, di mobili oggetti suoi e da lui amati. Era comunque presente in nuce, ovviamente, tutti i nuclei perlomeno della produzione di Ponti, alcuni mobili speciali come vedete la poltrona di Fornasetti, il tavolo doppio, le sedie della Montecatini, i progetti di architettura, i modelli di architettura dell'Oxac e fino ai pezzi degli anni 70, e arriviamo al catalogo. Questa è un'altra dato dell'intelligenza di Celant, un profondo rispetto per la storia degli autori e per le vicende che lo legano a questi autori. In questo caso la sua storia con Gio Ponti è molto breve, aveva dedicato un testo molto interessante che è stato pubblicato nel libro Gio Ponti l'opera, firmato da Lisa Ricci Traconti. Per l'occasione di questa mostra Germano decide di ripubblicare un facsimile di un libro assolutamente introvabile, che è questo Aria d'Italia, che si chiama Espressione di Gio Ponti, da cui ovviamente Espressioni di Gio Ponti, che era il titolo della nostra mostra, è stato preso, ridando al pubblico un facsimile che di fatto non si trovava da almeno 25-30 anni. A questo facsimile si accompagnava una nuova pubblicazione in forma di rivista, nella quale, con un fare anche lì solito per chi lo ha frequentato di grande generosità e apertura, aveva chiamato studiosi e critici che si erano impegnati sul fronte di Ponti, tra cui Daniel Scherer, Marco Sammichedi, Stefano Casciani, e poi aveva anche ripubblicato alcuni dei testi dei suoi amici, tra cui degli amici di Ponti, tra cui Luigi Moretti, Arateso Zacchi, Alessandro Mendini e molti altri. Infine avevamo organizzato degli stupendi giri insieme ad ATM e al Politecnico di Milano, tour pontiani, che sono andati assolutamente sold out, perché non potevamo farci mancare di fare visitare ai milanesi perlomeno gli edifici milanesi di Gio Ponti. I progetti pensati per la promozione dell'architettura alla Triennale di Milano erano molti, ma nel 2012, al cambio del presidente, si è costituito anche un nuovo comitato scientifico e, come diceva Celant, noi siamo stati licenziati. Credo che per lui fosse una prima assoluta e sicuramente lo è stato anche per me. Grazie. Ah no, finisco. Sì. Ecco, io vorrei fare un accenno e poi chiudere a quello, ecco, scusate, mi sono distratta. Oltre a questi episodi, che spero siano utili a capire quanto la pratica curatoriale di Germano fosse insieme scientifica e aperta e sempre volta a garantire una nuova lettura
e visivamente seducente, vorrei concludere citando anche il modo che aveva Germano di porsi dinanzi allo spazio, un tema che Monica ha citato e che io ho visto sicuramente in tutte le mostre alle quali ho partecipato e anche in moltissime delle mostre che ho visto di Germano. Porsi davanti allo spazio, Celant aveva una capacità straordinaria che forse derivava dalle esperienze di Casabella, dalle scritture su Marcello Nizzoli, che si era anche concretizzata in Arte Povera, ma di sicuro era una sua caratteristica speciale. Misurava lo spazio, ne percepiva i dettagli con precisione matematica, e l'ultima cosa che faceva prima di aprire una mostra era posizionare degli estintori in modo che si vedessero il meno possibile. Porsi davanti allo spazio vuole anche dire saper amplificare la narrativa nelle aporie dell'architettura, e Celant aveva una visione d'insieme, conoscenza profonda della storia e delle opere, amava la matematica e aveva un senso della proporzione e delle dimensioni. Con tutti questi strumenti cognitivi e intellettuali e con la sua intelligenza assolutamente straordinaria, costruiva ogni mostra e ogni progetto. Vorrei concludere con una fotografia, mostrandovi anche le bellissime mostre di Arts and Foods, dove l'architettura è stata assolutamente protagonista e dove il colore è stato utilizzato per distinguere le varie epoche, come già aveva fatto a Genova. E passo anche per la mostra di Post Zhang Tum Tum alla Fondazione Prada, arrivando a delle mostre personali che sono quella di Armand, dove un semplice tappeto in silicone poteva definire lo spazio di un'opera, una trovata semplice e molto intelligente per ridare a questi frammenti, che sono degli oggetti semplici, tagliati, quasi presi dalla pattumiera, una forma di magia e di sospensione. E arrivo alla mostra di Aschwager, fatta da Germano tra il 2019 e il 2020, dove il sistema della Galleria del Marte, poi del Guggenheim di Bilbao, è stato sovvertito dalla costruzione di setti che potessero in qualche modo costruire delle angolature speciali per queste opere, così da presentarle in una inedita e caleidoscopica, ma anche poco visibile versione. Finisco con questa fotografia che per l'appunto è stata scattata da Clarenza Catullo durante la mostra del MART nel 2019, durante l'allestimento, che è una classica fotografia di lavoro. Germano sta guardando la parete dove dobbiamo allestire delle opere, mentre io sto cercando probabilmente le dimensioni della parete, le dimensioni delle opere, il numero delle opere. Concludo dicendo che penso che chi ha come me ha avuto la fortuna di collaborare con Celant sia d'accordo che nel suo modo un po' speciale Germano ha sempre insegnato e mostrato ai suoi collaboratori la serietà della professione dello studioso e del ricercatore, il rispetto per gli artisti e le loro opere, l'importanza dei team, fatto assolutamente fondamentale, la possibilità di migliorare sempre fino all'ultimo secondo e il piacere del dettaglio e il senso dell'insieme. Non so dire se questo sia stato un metodo, ma sicuramente è un lascito prezioso. Grazie. Allora io avrò un piccolo sovvertimento, chiamerei subito Marco, rimandando i video a dopo. Lo vuoi uno? Se lo vuoi te lo faccio, io lo facevo per amore, come dire. Adesso.
poi dopo i video li mettiamo lì e chi vuole vedere li vede. Ma prego, lo so che sei un vero professore, dai. Buonasera. Potrei partire riconoscendo che Pippo Ciaura ha ragione. Germano Celant è stato un protagonista cruciale anche per la sua capacità di rivolgere lo sguardo per quasi mezzo secolo, non solo alle arti contemporanee, ma anche all'architettura. Ma io trovo ancora più sorprendente il fatto che Germano è stato capace con il suo lavoro di rendere visibile l'arte contemporanea e la cultura architettonica. Quell'architettura che non guardava l'arte, o comunque alla quale era stato proibito di guardare l'arte al di là del metafisico de Chirico, scopre l'arte contemporanea anche attraverso il contributo di Celant, e di questo parlerò brevemente. Gli architetti, soprattutto gli architetti italiani, ma non solo, hanno imparato a conoscere Germano Celant fin dai suoi anni giovanili, fin dalla seconda metà degli anni 60, quando lui non aveva neanche 30 anni, quando sul finire degli anni 60 il giovane Celant compilava ogni mese una rubrica preziosa sulle pagine di Casabella, quindi appunto sulla rivista degli architetti, non dell'arte contemporanea, rubrica nella quale venivano raccontate le vicende davvero più attuali dell'arte contemporanea, in specie dell'arte americana, ma non solo. Piccola parentesi, la acutezza e la tempestività con cui Celant guarda all'arte contemporanea dei suoi anni è straordinaria. Non sbaglio un nome, non c'è un nome rappresentato sulle pagine di Casabella che non ha trovato un posto fisso nella storia dell'arte degli anni 60 e 70. Nel 1967 Celant, neppure trentenne, aveva introdotto, come sappiamo, la nozione di arte povera, un'arte per la quale appariva cruciale non l'opera stessa ma il contesto nella quale l'opera veniva presentata. Fosse questo contesto quello urbano o quello naturale del paesaggio. In questo modo Celant innescava quel processo che l'americana Lucy Lippard avrebbe descritto come i 6 anni durante i quali l'opera d'arte si smaterializzava. E l'arte povera appariva evidentemente affine a questo processo. In questo modo i lettori di Casabella venivano informati con strepitosa tempestività sul lavoro di Bruce Nauman, di Dennis Oppenheim, di Kossuth, di Sollevit, di John Jonah, solo per ricordarne qualcuno. Ancora più affini alle contemporanee sperimentazioni dell'architettura americana apparivano le prime grandi opere della Land Art. E su Casabella vengono presentati i lavori di Walter De Maria, di Christo, di Michael Heiser, di Maria Norman, di James Urell, di Vita Conci, fino a Gordon Matta Clark, che non dimentichiamo, cioè proprio architettura aveva studiato all'Università di Cornell. E non dimentichiamoci che anche un altro dei grandi protagonisti dell'arte concettuale americana, Sollevit, aveva lavorato nello studio di architettura di J.M. Pei. Non bisognerà aspettare molto fino a quando nel 1973 Celant dedicherà la propria colonna di Casabella a un gruppo di architetti artisti radicali, ma comunque architetti di partenza, come il gruppo di Ant Farm. Un collettivo che prendeva il nome dallo spirito radicalmente comunitario delle fattorie di formiche,
il nome di Ant Farm parla proprio di questo, nella quale i membri del gruppo, divisi tra Texas e California in due fattorie nomadi, producevano azioni sociali che assumevano l'apparenza di oggetti, edifici, ma anche video e altre azioni performative. Quello che vedete è la prima casa che Ant Farm costruisce appunto alla fine degli anni 60 in Texas, ma quello che è interessante è che è la prima volta che Celant parla di architettura sulle colonne di arte di Casabella, cioè propone quel salto di confine. È chiaro che a Celant non poteva sfuggire la parentela e le affinità tra il lavoro degli Ant Farm e quello dei gruppi radicali attivi in quegli anni, soprattutto a Firenze, attorno a Superstudi e Archizum, tanto per citare i più noti, che proprio nella Casabella di Mendini, cioè la Casabella per la quale Celant scriveva, trovavano un punto di aggregazione e di comunicazione. Prendeva rapidamente forma un peculiare atteggiamento trasversale, una capacità di guardare le cose attraverso filtri diversi che Celant aveva assorbito dall'insegnamento accademico del suo maestro Eugenio Battisti. Eugenio Battisti, il suo maestro, a cui Celant rimarrà silenziosamente fedele fin dai primi anni giovanili, quando Celant collabora alla redazione di Marca 3, quella strepitosa rivista edita da Lerici a Genova, che avrà vita breve ma vita significativa. Anche per il dialogo che il Marca 3 propone proprio tra arte e architettura in termini assolutamente profetici, si potrebbe dire. Nel 1976, una buona occasione per rinnovare l'interesse degli architetti per le sperimentazioni curatoriali di Germano Celant fu la cura che gli viene affidata di Ambiente Arte, una delle mostre che viene ospitata nel padiglione centrale della Biennale Veneziana in un'edizione, quella del 76, della mostra molto curiosa, perché era caratterizzata dalla direzione di un architetto. Il settore arti visive della Biennale 76 era stato affidato non come tradizione a un curatore, un critico o uno storico dell'arte, ma a un architetto che aveva raccolto un gruppo vario di cui Celant faceva parte con la mostra più spettacolare, che era la mostra appunto intitolata Ambiente Arte. Il tema Ambiente Arte era doppiamente originale, perché da una parte metteva al centro non più la singolare materialità dell'opera d'arte, ma proprio la relazione tra l'opera e il contesto nel quale essa veniva percepita. Dall'altra, questa dinamica si estendeva a dilatare perfino il contesto storico tra creazione dell'opera e la sua presentazione al pubblico, perché nella mostra del 1976 Celant non mostra solo l'opera nella sua originalità, ma le ricostruisce, ripropone delle opere che la storia aveva condannato all'oblio. Se ci pensate bene, nella storia delle mostre d'arte contemporanea del secondo dopoguerra, un esperimento di questo genere che poi verrà ripetuto, perché per esempio Harald Seemann nella mostra sull'arte totale rifarà la ricostruzione del Märzbau di Schwitters, ma il primo che in una mostra importante, significativa come l'esposizione internazionale d'arte della Biennale propone la ricostruzione di alcune opere d'arte e del contesto nel quale esse diventavano visibili, sarà il giovane Celant del 76. In questo modo, nella mostra curata da Germano, era visibile finalmente il progetto di arredamento celeste di Balla, originariamente concepito nel 1918,
e poi opere di Lotchenko e di Tatlin, di Kandinsky, di Elisitsky, di Mondrian e Pollock, Man Ray e Van Deesburg. Beh, devo fare io. Questa era la sala, per esempio, di Pollock, e questo era Bruce Nauman, il leggendario triangolo giallo ricostruito nella mostra di Germano. Quindi, da una parte lavori storici, al tempo stesso, per i lavori più recenti ma non contemporanei dei maestri italiani e americani dell'arte concettuale povera minimale, da Beuys a Daniel Buren, da Kunellis a Bruce Nauman, da Sollevitte appunto a Dan Graham. L'opera d'arte assumeva significato, esisteva in questo contesto, solo in relazione con il contesto nel quale era stata originariamente concepita. E in qualche modo si sarebbe potuto dire che lo sfondo era costituito da un peculiare contesto architettonico, nel quale al visitatore era consentito e richiesto di abitare. Brillantemente paradossale era stato un po' di anni dopo, nel 2013, a Venezia, quando Celent aveva fatto la scelta, veramente una scelta al limite, di ricostruire una mostra storica della sua interezza. Una mostra storica davvero cruciale, perché si trattava di quel When Attitude Become Form, concepita nel 1968, ma neanche da Celent, da un altro curatore, da Harald Zeman, che è una mostra chiave per la storia dell'arte concettuale, di cui Germano ripropone la ricostruzione in un altro contesto, quindi non in uno spazio museale come era la Constalle di Berna originariamente, ma in un palazzo settecentesco veneziano che ospitava, come ospita ancora, le attività veneziane della fondazione voluta da Miuccia Prada. Per questa occasione Germano cerca, con un lavoro veramente minuzioso, e recupera la quasi totalità delle opere originali che erano state esposte nella mostra, le allestisce con gli stessi rapporti spaziali che legavano le singole opere tra di loro, ma all'interno di un contesto architettonico, di un tracciato architettonico irriducibile a quello della Constalle di Berna. Quindi letteralmente sovrapponendo due tracciati spaziali, due tracciati architettonici, con un'operazione straordinariamente affascinante, molto discussa, molto controversa, ma assolutamente esemplare dal punto di vista di una proposta originale di ragionare su quella storia delle mostre che stava proprio in quegli anni diventando uno dei temi maggiormente stimolanti per chi si occupava di storia delle arti contemporanee. Qualche anno dopo, non contento dei rischi corsi e dei successi ottenuti, Germano ritorna, siamo nel 2018, per cui siamo veramente nell'ultimo scorcio della sua lunga vita attiva e operativa. Nel 2018 Celent proporrà un approccio non veramente diverso scusatemi, queste sono delle immagini della ricostruzione di When Attitude Become Form dentro il salone al secondo piano della Fondazione Prada di Venezia. Celent propone un approccio a fine del 2018 nella presentazione della grande mostra che egli organizza sulle arti negli anni dell'Italia fascista, intitolata Post Tantum Tum, Art Life Politics, Italia 1918-1943. In questo caso l'espediente curatoriale allestitivo era stato quello di utilizzare delle fotografie storiche riprodotte alle dimensioni naturali, estesi fino alle dimensioni naturali, ovviamente rimanendo in bianco e nero, approfittando del fatto che originalmente si trattava di fotografie in bianco e nero, nelle quali venivano individuate le opere poi
presenti in mostre che venivano esposte con una, come si può dire, con una vera e propria coincidenza fisica con la fotografia storica, che, per cui l'esistenza dell'opera, la preesistenza dell'opera in un contesto storico soltanto documentato dalla fotografia veniva confermato. Lo spettatore della mostra vedeva l'opera di Balla, di Borgioni, di Campigli e così via, riconoscendo la natura peculiare del contesto storico nel quale l'opera era apparsa per la prima volta. È ovvio che queste operazioni che cominciavano ad assumere un carattere quasi virtuosistico, erano delle operazioni che pretendevano una capacità organizzativa e operativa delle istituzioni che ospitava la mostra assolutamente, assolutamente straordinario. Anni di ricerca per trovare le opere. Pensate alla rinuncia volontaria nella mostra, non c'era neanche un'opera che non era documentabile in una fotografia, per esempio. Quindi autolimitazioni, ma alla fine il risultato era straordinariamente efficace e in qualche modo riconosciuto da un'attenzione inedita del pubblico. Durante 50 anni, perché 50 anni dura di fatto la carriera di curatore e di interprete dell'arte contemporanea di Germano Celant, le grandi mostre tematiche da lui ideate si erano susseguite in Italia, in America e in giro per il mondo, confermando un'insaziabile curiosità, sempre pronta ad indirizzare lo sguardo verso territori vasti. Non c'era soltanto il tema del rapporto tra l'arte e l'architettura. Celant fa mostre di fotografia, fa mostre di moda. La grande mostra di Armani al Guggenheim a New York porta la sua firma. Fa mostre di musica, fa mostre di danza. Merz Cunningham a Wolfsburg è curata da Germano, fa mostre di cinema e ovviamente fa mostre in cui dialoga con l'architettura, in alcuni casi usando l'architettura come soggetto della mostra. L'abbiamo parlato, abbiamo visto, ricordato l'esempio più famoso, quello della mostra Arte e Architettura di Genova. Scusatemi, questo ancora post. In altri casi Germano usa l'architettura, come si può dire, per costruire la mostra, come nel caso della Biennale della Moda a Firenze nel 1996, in cui i singoli padiglioni, che poi al loro interno riproponevano un'ipotesi di dialogo, perché proponevano sempre dialogo tra uno stilista della moda e un artista, ma all'interno di padiglioni disegnati e realizzati appositamente sul progetto di uno dei grandi architetti dei nostri tempi, il giapponese Arata Isozaki. Ma lo stesso succedeva, ma non perdiamo troppo tempo, succedeva nella mostra di Genova con le ricostruzioni sparse per la città, devo dire la verità, non sempre riuscite, o almeno non sempre completamente riuscite, come da buon veneziano io amo raccontare il teatro del mondo in piazza come un teatro del mondo finito in secca. Però capisco che il piattaforma galleggiante era già stato un problema enorme a Venezia, un problema di costo assolutamente incontrollabile, e a Genova il problema si era riproposto. Ma a Genova uno dei protagonisti è l'architetto americano che in qualche modo è l'inizio e la sostanza del rapporto d'amore tra Celant e l'architettura, che è Frengeri. Frengeri è fin dall'inizio la scoperta
di un'architettura capace di dialogare e di farsi arte. D'altra parte, Frengheri, quando parla di se stesso, parla sempre di artisti, ma non ho mai sentito dire una parola sugli architetti. Invece, da Ron Davis a Oldenburg e così via, Gehry nasce da questo. E Celant costruisce e coltiva questo rapporto intenso con Gehry fino a una delle creazioni più curiose, quella performance che viene proposta nel settembre del 1985 a Venezia con il titolo del corso del coltello, nel quale troveremo Klaes Oldenburg con Cosi Van Bruggen, germano, e Frengheri nelle vesti teatrali di Franky P. Toronto, la città in cui Gehry era in realtà. Potrebbe bastare. Gli esempi fin qui citati, che attraversano quasi 50 anni tra il Novecento e il secondo millennio, potrebbero bastare per testimoniare l'eccezionale originalità dello sguardo dedicato da Celant all'architettura. Ma vale la pena ricordare brevemente le ripetute occasioni per un dialogo costante tra Celant e l'architettura. I testi dedicati ad architetti e designer, amici e spesso anche compagni di strada, che recentemente Quodlibet ha raccolto in un volume malauguratamente privo di immagini. È tremendo quando l'economia ti costringe a leggere 300 pagine che parlano continuamente di opere d'arte, di edifici, e non li vedi, e sei costretto a ricordarteli tutti. Ma se noi scorriamo l'elenco dei testi che il volume di Quodlibet ripropone, troviamo veramente uno sterminato elenco di persone che Celant ha incontrato e con cui Celant ha avuto a che fare. I designer, da Fronzoni a Nizzoli, da Mendini a Pesce, da Deganello a Vignelli, da Gaio Lenti a Mario Bellini, tanto soltanto per citarne alcuni, di architetti, da Aldo Rossi a Gehry soprattutto, ma non dimentichiamoci per esempio anche Gino Valli, al quale il giovane Celant dedica una mostra che cura al PAC di Milano, una prima incursione nel territorio dell'architettura con un architetto che difficilmente oggi pigramente potremmo dire affine a Germano Celant. Infine, gli artisti, caratterizzati da una fascinazione controversa ma irresistibile per l'architettura: Scott Barton, Vita Conci in America, Gordon Martha Clark, appunto, che di architettura era stato alimentato dai suoi studi e che all'architettura aveva rinunciato, aveva respinto questa fase della sua vita. E respingendo l'architettura, Martha Clark, come sapete, aveva trasformato l'architettura in quella che lui chiama anarchitettura, un'architettura che non era più architettura. Mi sembra questo il territorio nella quale sicuramente Germano Celant si era incontrato con il giovane artista. Basta, ho finito, grazie. Allora, ringrazio tutti, Monica, Chiara e Marco. Io farei così, manderei i video, prometto che io sono qui a guardarli, però dato l'orario ovviamente non posso negare nessuno, quindi manderei in sequenza gli altri due video. Mentre partono vorrei dire una cosa: a me l'ultimo insegnamento fondamentale che ho avuto da Celant, perché in fondo anch'io ho imparato molto, è... credo una frase che c'è nel libro dell'arte povera, quello rosso, in cui coglie in un lampo il senso dell'architettura, che forse viene dall'arte con un po' di ritardo, che è quello che si chiude con il Novecento, un secolo in cui si può parlare di gruppi, movimenti, raggruppamenti.
accorpamenti, tendenze, e si apre un secolo in cui ci dobbiamo confrontare con l'artista già da prima come individuo, ma ormai anche con l'architetto come soggetto che costruisce traiettorie individuali. Adesso, alcuni degli architetti più interessanti che amiamo, che abbiamo sostenuto, individuato, sono architetti che incarnano esattamente questa condizione qui, che lui secondo me aveva colto con grande lucidità. Prego. Buongiorno a tutti, un caro saluto, e voglio esprimere innanzitutto la mia gratitudine per l'invito che ho ricevuto di partecipare a questo importante convegno, ricordo, sulla figura di Germano Celent, e anche il mio, ahimè, rammarico per non poter essere presente, perché purtroppo ho trattenuto in quarantena anni qui a Milano. Mi scuso anche per il tono, una certa difficoltà di espressione, ma ci tenevo a far giungere ai partecipanti al convegno e tanti amici e colleghi la mia adesione a questa iniziativa che ritengo importante e doverosa per commemorare la figura di Germano e il suo ruolo nel contesto, nel dibattito della critica d'arte e anche dell'architettura in Italia e nel mondo, e nella sua funzione di ambasciatore dell'arte, delle arti italiane all'estero. Il mio è un ricordo molto personale che risale al 1977, quando giovanissimo avevo organizzato una mostra al Museo d'Arte Moderna di Bologna intitolata Senza presenza, un'ipotesi per l'architettura. Era una mostra che ero stato invitato ad ideare da Renato Barilli, autore di un saggio sulla rivista Opcit di Renato Da Fusco dal titolo omonimo, a cui io mi ero ispirato liberamente per tracciare quello che a me sembrava nei maturi anni 70 il quadro della ricerca internazionale sull'architettura, quindi non soltanto italiana, ma diciamo dal Giappone agli Stati Uniti d'America. Infatti vi parteciparono Peter Eisenman, John Hajduk, Richard Meyer, tra gli altri, e accanto a colleghi europei come Hans Hollein, Leon Krier, Rob Krier, e ricordo anche la presenza di Arata Isozaki, che era in quegli anni molto rilevante, molto importante per il rapporto tra arte e architettura, oltre naturalmente a Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Franco Porini, Franco Raggi, Aldo Rossi, Massimo Scolari, Ettore Sozzassiuno, Stupe Studio, autore di una bellissima installazione filmata in particolare da Adolfo Natalini. In questa mostra si affrontava un discorso sullo stato dell'arte e dell'architettura, e in particolare si metteva in evidenza la relazione vitale che molti architetti, non soltanto i radicals italiani, avevano sentito di istituire ciascuno a proprio modo con le diverse correnti dell'arte internazionale, dall'arte concettuale alla landscape art. E Renato Barilli aveva invitato in anteprima Germano Celent a visitare la mostra, e Germano ne fu molto contento, diciamo, di questo invito, e si espresse in termini molto empatici, perché era molto chiaro che questo discorso del rapporto tra arte e architettura era un rapporto su cui anche lui stava cominciando a lavorare in quegli anni.
un rapporto che in un certo senso era censurato, se non ostacolato, dalla critica ufficiale, soprattutto da un certo Filone che allora faceva capo soprattutto alla scuola veneziana di Manfredo Tafuri, che credo guardasse con insofferenza ed indifferenza altre questioni che riteneva puramente, come dire, sovrastrutturali al discorso dell'architettura. Oggi ripercorrere questa fase mi sembra importante perché in essa, in questo periodo, in questi anni, che sono gli anni in cui Germano affronta, dice ad affrontare la questione anche dei mixed media, delle interrelazioni che inevitabilmente si sviluppano, si sono sviluppate tra le varie arti, sia fondamentale perché è stato l'inizio di un discorso che puntava sull'eliminazione delle barriere per una visione comprensiva del fenomeno progettuale. Sono Gianni Pettena, volevo invece di fare lo storico della sperimentazione dagli anni 60 in poi sul linguaggio dell'architettura, vorrei parlare di Germano e del mio rapporto con lui in quegli anni, negli anni in cui entrambi eravamo curiosissimi e coinvolti al dialogo con la sperimentazione delle arti visive in atto, quindi oltre che in Italia e in Europa, ci ritrovammo e quindi frequentandoci già al Centro Di a Firenze e oppure per esempio a Campo Urbano a Como, e lui venne con Ida Giannelli per esempio a Campo Urbano a Como nel 1969, ci ritrovammo nel 70 per puro caso a Minneapolis, dove stavano inaugurando una mostra al Walker Art Center, che era già stata, diciamo, già stato un veicolo di comunicazione del lavoro di Sozzas e Superstudio insieme. Quella curiosità ci portò con vero piacere a dialogare con e a frequentare per esempio Maxis Kansas City, un grande bar dove si ritrovavano molti artisti concettuali. Verso le 21, 20, 23 veniva anche Andy Warhol con parte della sua tribù e ci si ritrovava, e io venivo portato lì spesso da Robert Smithson, a discutere del nostro lavoro. Quindi eccoci a lavorare e a interloquire con artisti visivi, nel mio caso con quelli che avevano, diciamo, la valenza di dialogare col tessuto della città o del tessuto non costruito, cioè il deserto. Arrivederci. Grazie, io accenderei le luci, ringrazierei tutti. Se qualcuno volesse intervenire, non abbiamo limiti, cioè ce li abbiamo ma non è necessario ricordarli, quindi se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa. Mi è sembrato un bel pomeriggio, mi è sembrato che io ho imparato un sacco come sempre, quindi non so, appunto mi rimane questa, è bello che abbiamo aperto con la mia accusa alla scuola veneziana che Fulvio ha ribadito qualche minuto fa, scuola a cui vogliamo bene ma che qualche errore l'ha fatto,
E credo che è bello anche riflettere questa storia di Celan nella vita di un museo come questo, che in qualche modo questo dialogo tra le varie, adesso chiamarle discipline, comincia a diventare anche noioso, ma tra le varie forme di espressione cerca di alimentarlo nel modo migliore possibile. Quindi abbiamo tutti imparato da Celan, chi di più, come chi di meno, chi gli è stato più vicino, chi meno, ma credo che Marco lo sa, io negli anni, finché non è morto da Furi, credo di non aver mai detto ufficialmente che ero un critico, perché avevo paura di essere poi bastonato, censurato, e quindi guardavamo all'arte come un mondo da cui si poteva imparare qualcosa che poi esercitavamo quasi un po' clandestinamente, perché io non ho poi fatto il dottorato in storia, ma l'ho fatto in teoria. E quindi grazie Germano, grazie a voi, grazie di aver organizzato tutto questo. Grazie.